Cominciamo questo giro di Berlino dalla sua sinagoga. Inaugurata alla fine dell'Ottocento, era il più grande luogo di culto della Germania. Oggi è un museo e centro della comunità. Poco distante si trova una scuola femminile ebraica, riaperta nel 2012 come galleria d'arte e ristorante. Arriviamo fino all'installazione chiamata La Stanza Abbandonata, nata per ricordare tutti gli ebrei che furono costretti a lasciare le loro case in fretta e furia, senza mai farvi ritorno. Da qui proseguiamo fino ad arrivare alla Missing House, un edificio che venne distrutto da una bomba durante la guerra. Le targhe sui palazzi accanto ricordano le famiglie morte in quell'occasione. Entriamo quindi nel cimitero ebraico, piccolo e che riesce a passare inosservato ai più. Accanto a questo cimitero si trova quella che era una scuola ebraica maschile chiusa dai nazisti. Concludiamo questo nostro giro con una sosta al memoriale dell'Olocausto, che vuole ricordare tutte le vittime ebree d'Europa.